ragazzi e bentornati in un altro episodio di Wins. Bentornati Kiki Bestia Mia, siamo tornati! Eccoci qua ragazzi, oggi vi voglio portare un altro Wins, visto che è tantissimo tempo che non ve lo porto. Tranquillissimi per tutti quelli che mi hanno già detto che volevano vedere il format che ho portato questi giorni, tranquillissimi perché ve lo porterò alternandolo con gameplay. Molti di voi mi seguono soprattutto per i gameplay. Cercherò di fare un po' e un po', così accontenterò un po' tutti. Scrivete qua sotto nei commenti quale dei due players vincerà questa sfida di Wins. Ok ragazzi, allora guardiamo molto attentamente il replay di questa settimana. Abbiamo un avversario con 885 punti vita, un bombarolo che sta distraendo, diciamo, quello che è il maialino, lo sta colpendo. Attenzione perché abbiamo ovviamente 19 punti nella nostra torre. Chi vincerà secondo voi questo episodio? Scrivete qua sotto nei commenti e ovviamente partiamo subito oggi con l'episodio. Vai! Via, partiti ragazzi, eccoci qua, siamo cattivissimi, 2 minuti e 56 secondi, partita in questo momento la partita, fantastico, andiamo con un gigante, abbiamo un avversario che a quanto pare sembra essere abbastanza invogliato a vincere, forse perché ne ha perse tante, forse perché ne ha vinte tante, e quindi comunque sia è un avversario con i controcoglioni, questo non è vero, però sono quelle cose che vanno dette anche in questi episodi per far sembrare l'episodio ancora più figo di quello che è. Fantastico, allora abbiamo subito barbarenti rilasciati. Questo gigante rompiscatole che, ragazzi, un gigante di questi tempi è veramente fastidioso. Cioè, io sfido chiunque a buttarlo giù subito, è veramente pesante da buttare giù questo gigante. Ovviamente abbiamo un bombarolo che continua a rompere le palle. Quanto li odio quelli coi bombarolli. Quando tu hai barbari, loro hanno sempre il bombarolo. E quando tu hai il bombarolo, loro non hanno mai i barbari. Eccoci qua ragazzi, 1800, 700, 600, 400, 300, 200, 200, 140. Quasi è andata giù la torre ragazzi, incredibile, incredibile. Quasi da brivido, 1 minuto 46 secondi, 45, 44, continua a scendere. Rilascio una tomba che ci permette di distrarre questi giganti veramente fastidiosi. Lui contrattacca con un veleno, anch'esso veramente pesante. Attenzione perché rilascio la strega, purtroppo però qua ho sbagliato veramente tanto. Attenzione perché qua ancora con questo bombarolo maledetto, ma io con il maiale cinghialotto volante riesco a sconfiggerlo e ad andare avanti. Manca 1 minuto e 44 secondi, lui contrattacca con ancora un altro fantastico cinghialetto che viene fermato, stoppato, interrotto dalla mia tomba di scheletri. Ragazzi, quanto mi gasa quando gli metto quella cazzo di tomba davanti che va lì così. Quindi ragazzi ci siamo. Allora andiamo con una strega sulla sinistra, contrattacchiamo subito alle spalle del mago. E attenzione perché i miei sgherri vengono fatti fuori e il gigante dalle frecce, il gigante continua la sua corsa verso la torre del re. Attenzione perché qua ha dell'incredibile il fatto che io colpisca tutto, ma il... no, non succede un cazzo qui, perché l'ho dovuto dire. Non importa, andiamo avanti. Eccolo qua, ancora il cinghialetto. Chi avrà la meglio tra i due? Mister Re, eh? Andiamo ragazzi, andiamo, barbaro! Ce la puoi... Va bene, non importa, continuiamo così. Andiamo contro il barbaro. Forza e coraggio, non ci interrompiamo così. Non ci interrompiamo così. Ce la possiamo fare, 56 secondi alla fine. Attenzione, qua è brutta, qua è molto brutta. Qua è molto brutta. Perché? Perché aiuto, 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 aiuto. Frecce, 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 tira, contratta, contrattacca, 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 contrattacca. 119, 99 punti vita. Attenzione perché qua è incredibile. Frecce, frecce, frecce. Stoppa tutto. Oh mio Dio, ci siamo, 37 secondi. Fate la vostra votazione qua sotto nei commenti. Votate, 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 votate. Anzi, prima basta votare. Mettete sto cazzo di like, facciamo salire sta serie. Ci siamo. Allora, il momento è brusco, perché qua abbiamo 1125 punti contro 19. Lui ha la zap, può tirarla. Attenzione, io ho gli sgherri con un maiale e una strega che sta arrivando veramente con zero di vita. Penso sia... è risuscitata sta strega. Cioè sta strega è veramente... è un fantasma sta strega. E dovrebbe essere morta, però lei continua con un'unghia di vita che io non vedo. Ma dove cazzo è la vita?
Ma dov'è la vita, scusate? Cioè, non ha vita questa strega, ragazzi, incredibile. Questa strega non ha vita, non ha vita. Andiamo avanti. Boom! Eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua. Lui non tira la zap. Dove cazzo l'ha tirata sta zap? No, riguardiamo, riguardiamo, perché non si è capito dove ha tirato questa zap. Cioè, lui poteva tranquillamente con la zap farmi fuori la torre difensiva di sinistra. Cosa fa? Cosa fa? Cosa fa? Dove va? Guardatelo, guardatelo. Ma ragazzi, ma non si può, ma non si può. Ma con 19 punti vita anche mio nonno sapeva che doveva tirare giù sta zap. Dai, forza. Flock Gap, ma per favore. Per tutti quelli che hanno indovinato, ragazzi, super pollicione. Ci vediamo in un altro video. Vi ringrazio a tutti per il commento e per la votazione. Cercherò di portarvi questa serie che vi piace tanto ogni settimana. Non sarà facile, perché ovviamente sarà un po' duretta con il fatto che non sempre riescono questi wins. Tantissimo buona per tutti e al prossimo video.